mente umana. Ed è una proprietà solo umana, per cui quasi, è quasi reca un'impronta divina, forse per certi versi. L'uomo non si accontenta di vivere, cioè di sopravvivere, ma vuole vivere. Un animale si accontenta di vivere bene, ma un gatto alla pancia piena non chiede altro. Mentre l'uomo invece è sempre alla ricerca di qualcosa. E nella musica questo si vede, stasera sarà evidentissimo come l'uomo Beethoven, l'artista Beethoven, il musicista Beethoven, cerchi incessantemente, lungo le note delle sue sonate, cerchi qualcosa, esprima qualcosa, che non è semplicemente appunto una sopravvivenza. Su questo concerto mi è stato consigliato di presentare bene gli artisti, perché di solito io dico che alla fine più che il curriculum è la musica che si sente, quella che vince. E dirò solo due cose. Filippo, questo Filippo Morini, che stasera ha fatto lo stesso identico concerto qualche mese fa alla stagione del Musicale Quartetto di Milano, che è forse la stagione più prestigiosa di Milano di musica cameristica. Lì costava 35 euro il biglietto intero, qua invece è gratis, quindi insomma, siamo più bravi noi. Filippo ha anche vinto il concorso Beethoven, questo è significativo in un festival che abbiamo quest'anno voluto dedicare a Beethoven e alla sua produzione, quindi appunto questi due dati da soli basterebbero a dire l'importanza dell'artista che abbiamo qui. E poi dal punto di vista personale, come l'ho conosciuto, ho visto sicuramente un pianista interessantissimo e anche una brava persona. Una sola nota sulle sonate che andiamo ad ascoltare e che lui ci fa la gentilezza, lo ringrazio, di dirci due parole di lui. Sono sonate dell'ultimo periodo, sono sonate un po' complesse da ascoltare, specialmente la prima che è molto lunga. Il mio consiglio, senza dire nulla di queste sonate, è di immergersi. Se uno guarda il telefono, il cellulare, misura il tempo, rischia di annoiarsi perché appunto sono sonate molto ampie, ma se uno invece ha il coraggio di seguire Beethoven, di seguirlo nel suo cammino, ne rimarrà sicuramente affascinato come ne rimango tutte le volte che ascolto questi pezzi, che secondo me sono forse i più belli, i più belli e pianoforti in senso assoluto. Quindi devo dire, musica di altissimo livello chiede un po' di fatica, può chiedere un po' di fatica, ma a me personalmente posso dire che è una fatica assolutamente, assolutamente che ha un bel risultato. Poi non aggiungo altro, buona serata e buon ascolto. Dico giusto due parole per presentare ora la prima sonata, la sonata cosiddetta Hammerklavier, la 29esima del catalogo di 32 sonate di Beethoven. È la più lunga e per molti versi la più ambiziosa, ma anche una delle più ricche. La scrive tra il 1817 e il 1818 ed è una sonata che in qualche modo trascende lo strumento del pianoforte dell'epoca in tutti i modi possibili. Il primo tempo già è di natura orchestrale, più che pianistica. Ne aveva prima scritta una versione con lo stesso materiale tematico, che era una cantata per orchestra e coro, volta ad elogiare la figura dell'arciduca Rodolfo, cui infatti è dedicata la sonata. E il tema iniziale aveva proprio le parole Vivat, Vivat Rudolfus. E tutta la composizione, in particolare il primo tempo, vibra di un'energia incredibile. La parte pianistica è complessa, piena di salti, occupa costantemente tutti i registri, e è serrante, è serrata nel ritmo e incalza molto. Il secondo tempo è uno scherzo estremamente conciso, dotato di un umorismo abbastanza nervoso, con un trio all'interno più cupo e tenebroso, e prepara in realtà la strada per quello che è il vero cuore pulsante della sonata, che è l'adagio. L'adagio è un lungo monologo di 20 minuti in cui Beethoven sembra esplorare sempre più a fondo
proprio scrutare le profondità del cuore umano, alla ricerca di qualche verità estremamente profonda e anche sofferta. In qualche modo mette a nudo se stesso e la sua anima in una composizione che è estremamente toccante. Ecco, da questo adagio si libra poi la fuga finale, introdotta da una pagina che è tra le più ricercate di Beethoven, in cui appunto vaga tra armonie molto particolari alla ricerca di un materiale da cui iniziare finalmente il finale per la sonata. Finalmente sembra trovarlo e comincia una fuga velocissima, una fuga molto virtuosistica, piena di energia e che conduce con gloria a un finale che in qualche modo sembra concludere in gloria la composizione. È bella in Beethoven, specialmente nel tardo Beethoven, la capacità sempre di non lasciare l'ultima parola al dolore o alla sofferenza, ma di trasfigurare sempre tutto e sublimarlo in gloria o in pace, che sarà una costante che poi vedremo anche nell'altra sonata. Come ha detto Francesco, che intanto ringrazio di cuore dell'invito, è una sonata piuttosto lunga, che può costare una certa fatica all'ascolto, ma io vi prego di fare uno sforzo. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Di soli due tempi, mentre solitamente le sonate classiche ne avevano o tre o quattro, che si imposta in qualche modo sul dualismo che sussiste tra i due movimenti. Il primo in tonalità di Do minore, il secondo in tonalità di Do maggiore. Quindi il primo molto più drammatico, più cupo, più anche furioso, e per contrasto il secondo pacifico, sereno. Il primo una forma sonata con elementi forti di contrappunto, quindi una forma rigida, con delle regole ben precise, e il secondo in una forma di variazione molto più libera, una composizione anche più lunga che si libra a esplorare spazi sonori che ancora non erano mai stati raggiunti negli estremi registri del pianoforte. Il primo movimento vive di contrasti di dinamica improvvisi, di continui rallentandi e acceleranti, è un movimento estremamente instabile. Il secondo invece conclude raggiungendo
svanendo nella pace. Ecco, è una sonata complessa, però tra le più avvincenti e le più profonde mai scritte per pianoforte. Vi auguro un buon ascolto.